Saliamo sulla DeLorean di Sportellers e facciamoci un viaggio transoceanico, dall'Italia a New York City. È il 17 aprile del 1967, sono le 22 al Madison Square Garden, le 4 del mattino in Italia. E oggi raccontiamo la storia di un pugile italiano arrivato in America da semi sconosciuto agli statunitensi e tornato indietro con la cintura di campione del mondo. Oggi parliamo di Nino Benvenuti. Benvenuti nel 67 era già un astro fulgente del pugilato. Infatti non solo era campione olimpico, ma aveva fatto incette di cinture tra titolo italiano, titolo europeo e titolo mondiale dei super welter. E in più, tutti conoscono le sue leggendarie e chiacchieratissime sfide con Sandro Mazzinghi. Eppure, quando da pugile professionista gli viene data l'opportunità di sfidare il campione del mondo, Emil Griffith, sono pochi gli americani che lo credono all'altezza. Griffith è un pugile statunitense che però non ha mai fatto breccia nel cuore dei suoi concittadini in un'America troppo intollerante e razzista in quegli anni per un campione di colore. Un artista tutto tondo, cantante, ballerino e sempre alla moda. Caratteristiche che però hanno sempre rafforzato quelle voci di una sua presunta omosessualità. Ma nel ring Griffith si trasformava. Una belva nera che non lasciava scampo ai suoi avversari. Molto tempo prima del match con Benvenuti, Emil Griffith aveva affrontato Benny the Kid Parrott, che lo aveva deriso pubblicamente usando termini spregiativi e insultandolo per il suo presunto orientamento sessuale. Emil non disse nulla. Sapeva quanto era importante quell'incontro per la conquista proprio di quel titolo di campione del mondo che con Benvenuti avrebbe difeso. Sul ring, però, la risposta di Griffith fu violentissima. Il match fu definito dagli addetti ai lavori una vera e propria esecuzione. Benny the Kid Parrott finì in ospedale dopo quel match e morì qualche giorno dopo. Per gli americani, quello sconosciuto di Benvenuti non aveva chance. In Italia però è tutta un'altra storia. Tutta la popolazione sogna di vedere il proprio connazionale sul tetto del mondo e quando Benvenuti parte alla volta dell'America sono ben 500 i tifosi che lo seguono, senza contare la vastissima comunità italo-americana presente a New York e dintorni. Per l'epoca, zero internet, zero social. Sono tantissimi quelli che scelgono di farsi la traversata oceanica solo per seguire un incontro di box. E i tifosi che rimangono a casa si trovano una brutta sorpresa. Il governo Moro, infatti, preoccupato da un possibile dilagante assenteismo a lavoro e nelle scuole, decide di vietare la diretta dell'incontro. Mossa che si rivelerà poi inutile, perché quella notte ben 18 milioni di italiani si riuniscono attorno a radio e radioline e insieme alla voce squillante di Paolo Valenti seguono l'incontro, incuranti del sonno. Torniamo ora però a quel 17 aprile. I due pugili sono negli spogliatoi, si stanno preparando e tra i 15.000 spettatori che stanno prendendo posto al Madison Square Garden ci sono personalità di tutto rispetto. A bordo ring, infatti, c'è il bel mondo. Frank Sinatra, ex campioni come Jake LaMotta, Sugar Ray Robinson, Rocky Graziano. Dall'Italia è arrivata persino Milva. Dirà poi Benvenuti: sapere che tanta gente è lì anche per me mi riempie d'orgoglio. E poi, Sugar Ray Robinson. È il mio mito. Tante volte da bambino ho sognato di combattere contro di lui. Sono consapevole che mi avrebbe battuto, ma in quel momento non mi importa. I due sfidanti si affacciano sul ring. Alla cerimonia del peso si sono affrontati a muso duro, cercando di intimidirsi a vicenda. Poi suona la campana. Inizia il match. Benvenuti si era preparato bene e già al secondo round sembra poter chiudere i conti. Un feroce montante destro dell'azzurro infatti manda il campione a terra. Benvenuti crede di aver preso misure e vantaggio e abbassa la guardia, incautamente. Alla quarta ripresa è infatti Griffith a mandarlo al tappeto. Benvenuti si rialza, ma è tutto da rifare. Il match prosegue e gli ultimi round sono serratissimi, ma Benvenuti si avvantaggia ai punti. Al suono dell'ultimo gong, l'italiano sembra essere avanti. Un'attesa snervante. Poi il verdetto degli arbitri e l'urlo dei tanti italiani che esultano. Nino Benvenuti è campione del mondo. Il primo italiano nella storia a conquistare le cinture WBC e WBA prende un tricolore e lo sventola sul ring, esausto ma felice. Il ritorno in Italia poi è un trionfo in pompa magna. Benvenuti è un eroe azzurro. Il neocampione mondiale però deve subito riprendere ad allenarsi. Nel contratto del match infatti era presente una clausola che in caso di sconfitta di Griffith prevedeva una rivincita immediata. Il 29 settembre del 1967 Benvenuti infatti si reca di nuovo in America, questa volta con un gran seguito di italiani. È lui il favorito dei bookmaker dopo aver vinto il primo incontro.
Tutto sembra pronosticare una conferma dell'italiano come campione del mondo. Questa volta però il match non va secondo i piani. Pronti via e durante il secondo round allo Shea Stadium il campione subisce un colpo perfetto al busto da parte di Emil Griffith che gli provoca la rottura di una costola. Benvenuti capisce immediatamente che il match è segnato. Ma nonostante il grave infortunio, Nino combatte una battaglia stoica contro il dolore e tra mille difficoltà riesce ad arrivare alla fine dell'incontro in piedi, senza gettare la famosa spugna ed evitando così il disonore di una sconfitta prima del limite. Benvenuti stesso ha dichiarato che quell'incontro fu una delle esperienze più drammatiche e dolorose della sua intera carriera. Il titolo torna così in America, di nuovo nelle mani di Emil Griffith, mentre Benvenuti torna in Italia mesto e con numerosi punti sul viso. Oltre ovviamente alla sua costola infortunata. Ma il terzo scontro, la bella, è inevitabile. E quasi per un segno del destino, si svolge proprio in un Madison Square Garden rinnovato. Quasi un anno dopo la storica vittoria di Benvenuti nel 67, il 4 marzo 1968. Dopo il secondo incontro, che ha visto lo statunitense stradominare, Emil Griffith è di nuovo il favorito, con Benvenuti di nuovo costretto a inseguire il titolo. La terza e ultima sfida della leggendaria trilogia tra Benvenuti e Griffith si svolge in un equilibrio pressoché totale. Passano i round, ma nessuno dei due boxer riesce a fare la differenza e rompere lo stallo. Poi però, durante l'undicesima ripresa, succede qualcosa. Nino Benvenuti sfrutta una delle pochissime aperture concesse lì da Griffith e lo manda a terra, conquistando la ripresa e alla fine anche l'incontro. Nino Benvenuti è di nuovo e definitivamente il campione mondiale dei pesi medi. Con la fine di questa trilogia nasce però una bellissima amicizia tra i due rivali e quando molti anni dopo Emil Griffith si ammala e ha bisogno di soldi per le cure, sarà proprio Nino Benvenuti il primo a prodigarsi per aiutarlo fino alla fine. Chiudiamo con le parole dell'intramontabile campione che riguardo alla sua amicizia e rivalità con Emil Griffith ha dichiarato a un giornalista: le dico solo una cosa, quando si combatte sul ring per 45 round, come abbiamo fatto io ed Emil, è praticamente impossibile non diventare amici.